Grazie a tutti, siamo nella seconda parte del nostro intervento sulla dispersione scolastica in Italia oggi. Eh, per chi non avesse eh, avuto modo, consiglio di guardare la prima parte di questa eh, sorta di mappa di orientamento sul, sul fenomeno, eh, nella prima parte, appunto, abbiamo trattato in particolare dell'insuccesso scolastico o formativo mh, per meglio dire e eh, dei fattori di rischio e di che cosa si intenda oggi per dispersione scolastica. In questa seconda parte dell'intervento ci occuperemo prevalentemente di successo scolastico, facendoci guidare dalle linee di tendenza della letteratura eh, a riguardo. Eh, infatti a partire dal, dagli ultimi anni eh, degli anni 90, eh, si parla più che di insuccesso formativo e quindi mh, di dispersione scolastica di successo formativo. Quindi l'accento eh, cambia in qualche modo la prospettiva. Eh, se, eh, così come abbiamo visto nella prima parte dell'intervento, ci sono degli specifici fattori eh, contestuali e soggettivi eh, che possono um, essere fattori di rischio mh, di dispersione scolastica, eh, è pur vero che eh, mh, diciamo, la tendenza sia sempre più quella eh, di guardare i bisogni di ogni persona e quindi di promuovere il successo eh, inteso proprio come piena affermazione e realizzazione della persona umana. È chiaro che la prospettiva eh, cambia anche per noi come insegnanti e qui siamo eh, in piena prospettiva inclusiva, quindi una scuola eh, legata all'inclusione di ognuno, di ciascuno, con i propri eh, talenti, le proprie attitudini, eh, le, proprie, eh, le proprie potenzialità. Mi piace l'idea di cominciare eh, questa seconda parte con una citazione che, in qualche modo, rende merito al lavoro dei docenti, al lavoro quotidiano. Eh, I docenti sono, a volte, nei nostri territori, e eh, ci si riferisce a territori e situazioni di particolare deprivazione socio-culturale e anche economica, gli unici adulti significativi che i ragazzi incontrano e che davvero riescono a farsi carico delle loro sofferenze come me eh, lavora quotidianamente a scuola sa quanto ciò sia vero senza togliere eh, il fatto che sia altrettanto vero eh, che la scuola non sempre è adeguata il, il team dei docenti non sempre è adeguato e promuove azioni formative significative però per me perlomeno che eh, lavoro come voi a scuola so anche quanto ciò sia difficile e complesso, proprio perché promuovere il successo formativo è una bellissima sfida, ma è una sfida, non è eh, qualcosa che avviene eh, nella nostra società, nel nostro sistema in maniera naturale e, e spontanea. Quali iniziative deve attivare la scuola per non perdere i suoi ragazzi, si diceva un tempo, oggi si direbbe per promuovere il successo formativo di ognuno. Quindi abbiamo, siamo entrati proprio in questo cambio di prospettiva, dall'insuccesso al successo. Allora, si è visto dalle ricerche che eh, le soluzioni integrate di prevenzione, di intervento, di... Compensazione sono le azioni più efficaci. Allora, intanto, ci guardiamo questo quadro d'insieme: prevenzione, intervento, compensazione, e andiamo ad analizzare eh, i singoli momenti. Il momento della prevenzione prevede in particolare di attenzionare i momenti critici. Quali sono i momenti critici? Ne abbiamo mh, già accennato. Gli ingressi a scuola, quindi il primo ingresso a scuola, ma anche tutti i passaggi in nuovi contesti. Attenzione, i passaggi in nuovi contesti non sono soltanto il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla primaria, il passaggio in un nuovo contesto può avvenire eh, nel momento in cui una famiglia si trasferisce da un quartiere ad un altro, eh, per non parlare di un passaggio importante come può essere invece un trasferimento oh, eh, migratorio, no? che è ancora più forte e traumatico. Ma potrebbe essere anche il passaggio da una classe ad un'altra, eh, dovuto mh, per esigenze le più svariate. Quindi, tutti i passaggi in nuovi contesti per prevenire l'insuccesso e per favorire il successo scolastico devono essere attenzionati e si deve sapere che sono momenti critici per cui poi bisognerà fare delle azioni come abbiamo visto che possono essere di accoglienza, di attenzione al clima della classe eccetera prevenzione significa anche saper interpretare quindi saper leggere dei fenomeni e interpretarli per poi intervenire quindi agire nella giusta maniera allora interpretare che cosa? Intanto i meccanismi della demotivazione, e su questo, come vi anticipavo, eh, ci occuperemo specificatamente proprio in un uh, laboratorio, proprio perché il meccanismo di demotivazione o di motivazione è fondamentale, bisogna sapere come funziona e sapere quali comportamenti stiamo mettendo in atto come insegnanti o, o stanno mettendo in atto i nostri alunni, i nostri studenti per cui in qualche modo cogliere alla prima emerzione questi segnali in modo da eh, intervenire eh, al più presto. Interpretare anche i comportamenti di emarginazione o addirittura di intimidazione ambientale. Abbiamo visto che eh, i fenomeni di bullismo, di cyberbullismo, sono eh, importanti, eh, significativi mh, ai fini diciamo, della prevenzione dell'insuccesso e del favorire il successo scolastico. Eh, allora, su questo, mh, come vi ho anticipato, vi darò ulteriori dettagli qualora e quando vi servirà approfondire l'argomento, perché si aprirebbe proprio un capitolo eh, a sé che meriterebbe appunto un corso eh, vero e proprio. È importante però saper interpretare anche i fenomeni diciamo più sfumati, direi comportamenti di emarginazione, comportamenti di solitudine, di isolamento, eh, di passività da parte degli studenti, sono sempre comportamenti da attenzionare particolarmente. Abbiamo visto quindi le azioni possibili di prevenzione, adesso andiamo ad analizzare invece le azioni di intervento vero e proprio. Al fine di favorire il successo di ognuno è importante che questi ragazzi possano partecipare sia a livello scolastico e in orario curriculare, sia a livello scolastico in orario extracurriculare sia in attività promosse dal territorio e che questi ragazzi possano partecipare ad attività ludiche eh, di tipo ricreativo insomma legate al tempo libero ma anche eh, sportive o artistico creative perché? perché queste attività hanno la caratteristica di integrare eh, degli aspetti che ormai nella nostra eh, società si sono completamente disconnessi, cioè la nostra cultura ci ha portato a distinguere e eh, creare una vera e propria dicotomia fra i lavori manuali e i lavori intellettuali e quindi fra la cultura più eh, alta e la cultura esperienziale, eh, per cui abbiamo proprio una dicotomia e a scuola tendenzialmente si tende a creare eh, diciamo i futuri intellettuali per cui tutto il lavoro di apprendimento si incentra sul lavoro sulla mente dimenticando quanto sia importante che questo lavoro sia connesso col lavoro della mano e quindi proprio manuale, pratico, esperienziale, corporeo e con il lavoro sul cuore cioè col lavoro emotivo, col lavoro motivazionale, relazionale affettivo per cui eh, qualsiasi apprendimento che noi stacchiamo dal lavoro sulla mano e dal lavoro sul cuore in realtà diventa un apprendimento che si perde che non è significativo e che quindi in qualche modo non resterà queste sono eh, le attività quindi che noi possiamo Attivare direttamente a scuola anche per scoprire delle particolari attitudini, eh, per motivarli, eh, per creare eh, delle buone relazioni. Eh, al di là di quello che è il contesto classe, è strettamente legato all'apprendimento. Un altro aspetto importante sono gli interventi eh, legati eh, al cosiddetto mentoring. Per il sostegno allo studio e l'acquisizione di metodi. Allora, con mentoring si intende proprio una sorta di eh, rapporto uno a uno, in genere adulto, eh, quindi insegnante-studente, insegnante-alunno, eh, proprio per sostenere eh, lo studio e l'acquisizione di metodi eh, adeguati alla persona, quindi eh, personalizzati. Ma uh, in maniera più ampia si può anche intendere un'attività di tutoraggio, previa formazione, ovviamente, eh, dei bambini e dei ragazzi a questo tipo di attività, eh, quindi di un tutor eh, più esperto e quindi di un tutoraggio fra pari del più esperto rispetto al meno esperto. Uh, sul tutoraggio, mi preme diciamo, farvi una, una piccola parentesi importante però, eh, perché è importante che questi ruoli eventualmente di eh, tutoraggio fra pari non abbiano una fissità di ruolo, ovvero che il tutor faccia sempre il tutor e eh, chi viene diciamo, sostenuto, supportato dal tutor abbia sempre questo ruolo, perché altrimenti non aiuteremmo la tostima di entrambi. E allora è importante cercare di capire ogni studente in che cosa può riuscire meglio in modo che possa essere il tutor, quindi se noi abbiamo il bambino vivace che non riesce a stare fermo eh, sulla sedia e che magari ha difficoltà a concentrarsi e ad essere attento, non gli chiederemo di fare il tutor delle operazioni, delle nostre addizioni eh, al compagno, però magari gli potremmo chiedere eh, di fare il tutor eh, nell'accompagnare eh, magari un compagno con una particolare particolare eh, difficoltà magari a raggiungere i servizi igienici laddove necessario e questo è comunque un ruolo di responsabilità ed importante perché anche quello è un ruolo che magari per, per il compagno che mettiamo non ha autonomia eh, motoria eh, avere un, un accompagnatore un tutor in quel senso è fondamentale quindi eh, abbiamo la possibilità di dare occasione di realizzare esperienze di successo e di tutoraggio ad ognuno, quindi ognuno sarà tutor in una particolare in, attività e possibilmente queste attività devono poter ruotare, non essere sempre le stesse, in modo anche da ampliare le, le nostre possibilità di riuscita. Orientamento e motivazione, vi dicevo che mh, insomma, lo tratteremo particolarmente, quindi non mi soffermo uh, in questo momento. Sostegno alla genitorialità, che cosa vuol dire? Abbiamo spesso uh, rispetto a, a bambini, adolescenti a rischio uh, dispersione dei genitori in difficoltà nel loro compito educativo, quando anche siano genitori per esempio con un elevato titolo di studio. Vi faccio eh, degli esempi concreti eh, legati alla mia esperienza di insegnante, o per esempio di genitori mh, che abbiano adottato figli con l'adozione internazionale, genitori che eh, si ritrovano a dover eh, svolgere un compito educativo che già una sfida nella nostra società per chiunque molto molto più uh, grande e quindi all'ennesima potenza potremmo dire perché perché questi bambini questi ragazzi eh, nel momento in cui vengono adottati e si trasferiscono nel nostro paese hanno un carico eh, di vissuti emotivi traumatici eh, difficili, tali da mettere in difficoltà qualsiasi eh, genitore che pur abbia un, un titolo di studio, un'esperienza, una uh, personalità uh, adeguate. Quindi è importante Accompagnare e sostenere in qualche modo questi genitori nel loro compito educativo, laddove riusciamo noi come insegnanti nella nostra uh, relazione e creando diciamo un'alleanza per cui i genitori non si sentano soli in questo compito difficile. E laddove non riusciamo nemmeno noi, e quindi qui rientriamo anche nel secondo punto, cioè è fondamentale il supporto ai docenti perché noi non siamo. Onniscienti e onnipotenti. Quindi, anche per noi è importante avere un supporto, avere delle figure di riferimento, ehm, poterci confrontare, eh, confidare ehm, con qualcuno no? in situazioni di particolari criticità in cui non, non, non riusciamo in qualche modo ad uscirne fuori. Quindi, il supporto a noi, come docenti, e noi, come docenti, il supporto ai genitori. Allora, laddove come eh, docenti capiamo che il nostro supporto alla genitorialità non è sufficiente, dobbiamo avere un riferimento eh, territoriale e, e saper indirizzare questi genitori a figure specifiche che si occupano eh, di questo. Questo appunto per quanto riguarda le nostre azioni di intervento. Per le azioni di compensazione si tratta più che altro di situazioni, per esempio, in cui è necessario riorientare, parliamo magari di ragazzi al primo anno delle eh, superiori che si rendono conto magari durante l'anno di aver sbagliato indirizzo eh, perché le attitudini sono altre o perché appunto il contesto non è adeguato, per, per una serie di motivi. Allora eh, potrebbe essere necessario riorientare o reinserire e recuperare situazioni in cui si sono accumulati delle lacune o ci sono delle frequenze irregolari per cui è necessario fare un'azione un pochino più mh, importante. Passiamo quindi dall'analisi di questi interventi integrati a tre priorità tre priorità che ha individuato Patrizia Lotti, che è una ricercatrice in dire. indire. L'indire è, è tra l'altro l'organo ufficiale di rappresentanza in Italia dell'Euridice, che è un ente che si occupa di ricerca eh, dei sistemi formativi in Europa. Ora questa ricercatrice si è occupata ehm, specificatamente di dispersione scolastica e di successo formativo e ha individuato queste tre priorità, il coinvolgimento delle famiglie, il coinvolgimento dei territori, la cura della relazione tra docenti e studenti. Quindi se già noi mettessimo in atto queste tre priorità eh, saremmo a buon punto. Eh, naturalmente eh, ognuna di queste priorità implica eh, delle cose che adesso andremo ad analizzare più specificatamente. In particolare io credo che sia da sottolineare la cura della relazione tra docenti e studenti, non perché sia una priorità fra le priorità, ma perché semplicemente come docenti la possiamo mettere in atto quotidianamente e direttamente in aula. Bene, adesso andiamo ad analizzare nello specifico come si declinano queste tre priorità in diversi aspetti. Eh, abbiamo visto come centrale la eh, continuità e la, la, la capacità di fare rete non solo in orizzontale, ma anche in verticale. E adesso vedremo più eh, nello specifico di cosa si tratta. Allora, abbiamo detto che è importante fare rete ehm, fra le scuole di diversi ordini, e quindi con una continuità in verticale, e con gli enti del territorio, eh, con le associazioni eh, presenti sul territorio. Perché? Perché è importante in qualche modo assumere una metodologia scientifica di tipo interistituzionale. Quindi condividere, fare una rilevazione dei bisogni, condividere delle modalità uh, operative. In questo senso è anche fondamentale eh, individuare delle sedi e degli organismi che possano programmare e coordinare oltre che verificare gli interventi, in questo senso eh, per esempio eh, sono istituiti dalla normativa degli osservatori interistituzionali provinciali e di area, quindi è importante in qualche modo che ci siano degli organismi di coordinamento perché altrimenti diventano tante azioni ma frammentarie che non, non portano a molto. Terzo aspetto, conoscere i ragazzi, quindi questo entriamo proprio nel vivo di quello che è l'azione del docente. I gruppi eterogenei si sono rilevati più funzionali a promuovere il successo e quindi è bene che ci sia una conoscenza approfondita di ognuno di questi ragazzi, anche per valorizzarne le specificità e quindi in qualche modo per promuovere appunto la piena affermazione del soggetto. In questo senso è importante quindi anche collaborare con le famiglie, con le scuole di provenienza per conoscere eh, il soggetto anche eh, riguardo al proprio vissuto, alla sua esperienza extrascolastica. La continuità verticale abbiamo detto essere particolarmente importante. E per esempio pensare a delle azioni in cui possano essere coinvolti i bambini più piccoli eh, in collaborazione con ragazzi più grandi e possano, per esempio, vedere che i grandi fanno delle, delle cose simili a quelle che fanno loro, ma un pochino diverse o che i grandi possano appunto assumere il ruolo di tutor nei confronti dei bambini questo um, aumenta sicuramente la motivazione e l'autostima e previene anche eh, quelle situazioni di criticità che dicevamo essere tipiche dei passaggi da una scuola all'altra e in questo senso non si finirà mai di dire quanto sia importante valorizzare la scuola dell'infanzia la continuità or orizzontale quindi riguarda eh, i vari enti e le varie anche scuole e, e in questo senso è importante un'ottica interprofessionale in cui le funzioni e gli approcci sono evidentemente diversi ma ognuno può imparare dall'altro. Quindi in questo scambio sia di conoscenza relativa ai ragazzi che di competenze professionali tutti eh, ne guadagnano. Sarebbe importante, ma ancora è veramente poco attuata, perché abbiamo detto che la formazione dei docenti è importante, ma è importante anche la formazione di altri operatori, operatori sociali, operatori legati a, alle attività del tempo libero, operatori eh, sanitari. Allora, in questo senso sarebbe importante una formazione congiunta in modo da eh, costruire dei linguaggi, una lingua comune per poi agire in sinergia. La centralità dell'apprendimento allora intendere il curriculum come cerniera fra quella cultura dei programmi, quella cultura teorica e la cultura dell'esperienza, la cultura delle mani, la cultura del corpo, la cultura proprio del vissuto dei nostri bambini e ragazzi. Per questo quindi sarà fondamentale adottare metodologie eh, attive in cui l'apprendente diventa protagonista del suo percorso di formazione, del suo processo di apprendimento e in, in questo processo siano previste tutte le dimensioni, abbiamo detto non solo quelle cognitive ma anche emotivo, affettive e relazionali. Sarà quindi importante che gli interventi didattici siano eh, mirati anche ad abilità trasversali e, in questo senso, ci sono molto d'aiuto le competenze chiave eh, individuate a livello europeo. E la conoscenza e l'uso flessibile di didattiche innovative. C'è una vasta letteratura in cui eh, si dice che non esiste una metodologia didattica adeguata per favorire il successo formativo, ma che noi, come docenti, avendo nel nostro profilo delle competenze didattico-pedagogiche e psicologiche, dobbiamo conoscere quante più metodologie, ma anche semplicemente strategie, approcci didattici, che usati nella giusta misura, nel momento opportuno, con la persona giusta, col gruppo classe adeguato, possano man mano no, far emergere il meglio da ognuno uh, dei nostri studenti. E proprio per questo motivo... L'arricchimento del nostro strumentario in qualità di docenti metodologico è fondamentale, e nello specifico chi seguirà e chi sta seguendo il corso in successo formativo tenuto nell'ambito del piano di formazione dei docenti 2016-2019 promosso dal MIUR e in particolare dal quinto ambito di Roma Capitale, e dalla rete delle scuole di formazione proprio capeggiate dal liceo Gullaci, eh, avrà modo di eh, vedere quanto la mia attenzione è rivolta alla conoscenza di eh, approcci, eh, strategie e, e metodologie didattiche innovative, che proprio vanno ad arricchire in qualche modo la valigia degli attrezzi, eh, come eh, ama chiamarla eh, Canevaro, del, dell'insegnante inclusivo. Un altro aspetto importante è la cura dei momenti di accoglienza. Eh, sono momenti che vanno eh, adeguatamente programmati e, e realizzati e possono essere anche momenti informali di ingresso eh, a scuola. Eh, ad esempio, per esempio, la mattina, prima di entrare in aula e cominciare il lavoro didattico vero e proprio, eh, si possono creare dei tempi, ma anche dei luoghi in qualche modo cuscinetto, dedicati proprio all'ascolto e, dicevamo... Alla cura della relazione non solo docente-alunni, ma anche fra gli stessi alunni o, o fra gli alunni e il, il personale scolastico in generale. Ovviamente, ad ogni momento di passaggio importante da un ordine e da un grado di, di scuola ad un altro, o mh, il trasferimento di un alunno in una nuova classe, in un nuovo gruppo classe. O semplicemente per un trasferimento da una scuola all'altra, o addirittura per un trasferimento da un paese all'altro, naturalmente meritano un'attenzione in più. E in queste fasi sarà fondamentale per l'insegnante dedicare del tempo alla creazione del gruppo classe, quindi di eh, un gruppo che sia accogliente, che sia di supporto, che sia collaborativo e dove ehm, l'atteggiamento giudicante sia in qualche modo bandito. Naturalmente accogliere significa anche avere la capacità eh, di creare un team di lavoro, team dei docenti che sia consiglio di classe ehm, affiatato e collaborativo, ma anche interprofessionale, quindi laddove ci sono delle collaborazioni con altro personale eh, a vario titolo. Coinvolto in, in questa azione di promozione del successo di ogni alunno è fondamentale che il team sia eh, accolto e eh, che si crei, diciamo, un clima collaborativo. Accoglienza significa anche saper accogliere la famiglia. Eh, abbiamo già visto che spesso um, le famiglie sono in situazioni di eh, difficoltà anche nel loro compito educativo. Quindi è fondamentale eh, farli sentire a proprio agio, farli sentire accolti e far sentire che c'è da parte nostra tutta, tutto il supporto e tutta l'intenzione eh, di creare con loro una vera e propria alleanza. L'alleanza educativa con la famiglia abbiamo visto che è uno degli aspetti, proprio delle tre priorità che aveva individuato Patrizia Lotti. E poi concludiamo con... Il portfolio, il portfolio è una sorta di raccoglitore in cui concretamente il nostro studente ha la possibilità di selezionare, archiviare e quindi riguardare nel tempo ciò che di più significativo ha realizzato a scuola. Quindi la valenza del portfolio, a differenza della pagella, eh, diventa eh, anche di tipo metacognitivo, cioè rifletto sul mio percorso di apprendimento e autovalutativo. Comincio a valutare i miei lavori, eh, come sono evoluta nel tempo e quindi sono evoluti i miei lavori. E naturalmente ha una grossa ricaduta in termini di aumento dell'autostima e del senso di efficacia, perché spesso anche eh, i quaderni no? poi si perdono, si buttano, quindi uno non ha eh, il senso concreto e poi si dimenticano se non, se non c'è qualcosa che rimane. E a proposito di portfolio, um, vi racconto un aneddoto personale. Eh, che mi è accaduto da apprendente, quindi da bambina eh, nella scuola dell'infanzia, eh, penultimo e ultimo anno della scuola dell'infanzia, ho cambiato scuola e, e in una scuola, devo dire, molto avanzata, una scuola comunale, eh, all'epoca veramente mh, ripensandola oggi con le competenze che ho oggi mi rendo conto che era veramente una scuola eh, innovativa. Bene, queste maestre, eh, a me piaceva tantissimo disegnare, quindi producevo tantissimi disegni e ne ho prodotti tanti durante i due anni. Alla fine eh, dell'ultimo anno di scuola dell'infanzia mi hanno regalato un malloppo di disegni eh, che erano tutti quelli che io avevo realizzato. Quando io ho rivisto eh, i miei disegni, i primi ehm, e per un certo periodo erano degli scarabocchi. Degli scarabocchi che io uh, non facevo più e che quindi non ero più in grado di riconoscere come miei. Tant'è che io ho detto alla maestra: Ma vi siete confuse perché questi non sono i miei disegni. E la maestra mi ha detto: No, questi sono i tuoi disegni, quelli che facevi appena sei arrivata in questa scuola. Ora, questo episodio, secondo me, è significativo perché, ehm, eh, diciamo, mh, ci permette di individuare le potenzialità, ma anche mh, i rischi di un portfolio, all'epoca non era un portfolio, però eh, i rischi ci sono anche oggi di un uso diciamo non proprio adeguato. Allora, il portfolio richiede proprio una selezione del materiale, quindi, non saranno tutti i lavori dei nostri alunni, dei nostri studenti ad essere inseriti nel portfolio, e qui invece era eh, l'insieme in della produzione. E soprattutto questo lavoro di selezione, che appunto è anche metacognitivo e, e autovalutativo, è un lavoro che va fatto durante tutto il percorso di crescita del bambino o, o dell'adolescente, eccetera. Perché? Perché se non viene fatto in maniera costante e sistematica, il rischio è quello che la tappa evolutiva nel giro anche di due soli anni è talmente ampia che il bambino, appunto, non riesce, disconosce se stesso, cioè disconosce quello che ha, che ha realizzato, non ricordandosi più che due anni fa eh, le sue eh, capacità eh, erano tali da produrre eh, un determinato prodotto. Quindi è fondamentale eh, che sia un lavoro sistematico, che sia un lavoro attento di selezione, anche coinvolgendo il bambino o il ragazzo stesso. E eh, che in qualche modo sia un, un percorso accompagnato, guidato dall'adulto, dall'insegnante, che aiuta eh, il bambino a, 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 a questo approccio metacognitivo, quindi a comprendere eh, i suoi percorsi eh, d'apprendimento e l'evoluzione di questi percorsi. E vediamo infine quali sono le azioni di contrasto più significative in Italia. Eh, sicuramente eh, conoscerete eh, i maestri di strada di Napoli, ma ci sono altre esperienze mh, anche a Roma, a Torino, a Trento, Verona e Reggio Emilia. Come potete leggere, quindi si intende per azioni di contrasto quelle azioni che avvengono in contesti extrascolastici e quindi per i ragazzi che sono già a, al di fuori del sistema scolastico e formativo. Ora, perché eh, vi faccio comunque riferimento anche a queste azioni di contrasto e vi segnalo queste belle esperienze? Eh, non perché noi possiamo realizzare queste azioni anche se eh, ultimamente vi sono delle buone eh, prassi in cui queste azioni di contrasto appunto si collegano al mondo della scuola e quindi per esempio all'interno eh, di alcune scuole come vi ho fatto vedere eh, a lezione. Quindi que queste azioni avvengono all'interno della scuola, da parte però, di operatori specifici, oppure da parte degli insegnanti che operano in maniera specifica, quindi diversa. E quindi per questo mh, credo che sia importante mh, conoscere e eh, informarsi su queste azioni, perché in qualche modo ci possono suggerire delle strategie, delle modalità che, eh, adeguatamente misurate, possono esserci utili nella nostra azione quotidiana, oppure se operiamo in una scuola ad alto tasso di dispersione scolastica di insuccesso, può essere utile suggerire proprio a livello dell'istituzione scolastica di eh, prendere degli accordi di rete con queste realtà per operare all'interno della scuola con i ragazzi più difficili e che sono a maggiore rischio. E quindi mi sembrava comunque eh, utile parlarne. Abbiamo finito qui questo bel escurso, spero che siate riusciti a seguirmi agevolmente e, in qualche modo, di avervi dato tutti eh, i riferimenti. Questa mappa l'ho creata eh, grazie alla collaborazione del team diversi, tutti, che colgo eh, l'occasione per ringraziare. Bene, siamo giunti alla conclusione di questo nostro intervento in due parti sulla dispersione scolastica in Italia oggi. E vi ringrazio ovviamente per l'attenzione e vi saluto cordialmente. Ciao.